Si terrà domani in Ruanda la commemorazione del 20° anniversario dell'inizio del genocidio perpetrato contro i Tutsi nel 1994. In questa circostanza desidero esprimere la mia paterna vicinanza al popolo ruandese, incoraggiandolo a continuare con determinazione e speranza il processo di riconciliazione che ha già manifestato i suoi frutti e l'impegno di ricostruzione umana e spirituale del paese. A tutti dico: non abbiate paura. Sulla roccia del Vangelo costituite la vostra società nell'amore e nella concordia, perché solo così si genera una pace duratura. Invoco su tutta la cara nazione ruandese la materna protezione di Nostra Signora del Kibeo. Sono passati esattamente 5 anni dal terremoto che ha colpito L'Aquila e il suo territorio. In questo momento vogliamo unirci a quella comunità che ha tanto sofferto, che ancora soffre, lotta e spera con tanta fiducia in Dio e nella Madonna. Preghiamo per tutte le vittime che vivano per sempre nella pace del Signore e preghiamo per il cammino di risurrezione del popolo aquilano. La solidarietà e la rinascita spirituale siano la forza della ricostruzione materiale. Preghiamo anche per le vittime del virus Ebola che si è sviluppato in Guinea e nei paesi confinati. Il Signore sostenga gli sforzi per combattere questo inizio di epidemia e per assicurare cura e assistenza a tutti i bisognosi.